la domanda che vi faccio, vi capita mai qualche momento in cui si scatena una parte interna, più di una, che si lamentano, borbottano, accusano, giudicano i stessi oppure già gli altri, così via? Vi capita? Come fate per ridurla in un minuto, via? Come fate a rispondere a questa parte? Così dite. Che anche solo con lo strumento del linguaggio, siamo in un letto, non possiamo fare niente, gli strumenti del linguaggio, noi parliamo le parti interne in modo che dopo un minuto non cade. Che ti direste? Questo è un bambino che si lamenta, che protesta, che fa, e voi siete genitori e non avete molto tempo, dovete dirgli qualcosa, due, tre cose, che questo bambino qua si calma un attimo. Il presupposto è che la fonte delle nostre emozioni siamo noi stessi, tutto quello che ci succede va, ma noi stessi nel senso di spirito, non noi stessi corpo, cioè può avere il corpo che ti svegli, che c'hai una spalla che ti si è, che ne so, ma comunque lo spirito rimane libero. Cosa ci possiamo dire? Ecco, la soluzione che ho trovato è calma, fra un po' tutto va a posto. Ma calma, calma, cioè quella cosa per cui c'è la fibrillazione, no? Calma, come dire, non può, calma, fra un pochino va tutto a posto. Fra un pochino va tutto a posto. E poi cominciare a dirgli cose che ha fatto di buono. Mm-hmm. No? Questa parte qui. Hai fatto ieri, hai fatto questo, l'altro giorno hai fatto questo, insomma, stai andando benissimo. Sì, cioè, sì, questo qui ha un effetto formidabile. Perché proprio quello che un bambino ha bisogno di sentirsi dire quando è tutto agitato, no? È del genitore che ha il compito di modulare le sue emozioni. Di solito i genitori non sanno modulare le emozioni dei figli, ma è il loro compito principale. Cioè il genitore, attraverso le sue parole, i suoi comportamenti. Ma allora l'invito a essere calmo, perché fra un po', non adesso, fra un pochino è tutto a posto. Il bambino ha questa esperienza che a certi momenti è tutto così, certo. E poi un secondo dopo è a posto, e soprattutto bisogna di un genitore che glielo si ricordi, perché se un bambino ha una tale percezione di pericolo, si fa prendere, anche lì gli calma, tranquillo, fra un po', tranquillo, fra un po', va tutto a posto, quindi ti ho capito quello che che stai vivendo, ma ti rassicuro che va tutto a posto. E ti ricordo quante cose sei già messa a posto, quindi è solo un momento di distrazione. Ecco, lo senti il bambino distratto che parte con la tangente. Detto con coerenza da un adulto che l'ha vissuto, che sa di cosa si tratta, il bambino ascolta, si sente rassicurato e poi valorizzato. Rassicurare e valorizzare, perché bambino quando è così la prima cosa che senti: io non vado bene, non sono niente, sono entra nella la critica sulla critica e così via, no? E invece la disinneschi proprio in questo modo. Le parti piccole devono essere ascoltate, percepite subito, dobbiamo essere in totale risonanza. Per questo che l'intervento immediato è un intervento che fa capire alla parte che non ci ho messo 4 ore a capire che sta male. Appena sta male intervengo, subito. Ecco, questo vuol dire l'attenzione alla parte, la presenza. La parte deve essere rassicurata, calmata, rassicurata, in primo luogo attraverso una voce che parli in modo tranquillo e sicuro, dicendogli poi che le cose le metteremo a posto, andrà tutto a posto, ma non perché interviene qualcosa, perché ci occuperemo di questa cosa e metteremo a posto. Cioè, come dire, questo bimbo viene introdotto dentro una visione comunitaria, perché il bambino disse no, si sente autista, si sente da solo, ecco, invece i bambini non devono mai sentirsi da soli, insomma, è questo qui il punto. Il bambino da solo viene di paura e non riesce a modularsi da queste paure. Invece, grazie a adulti che gli stanno intorno, dopo un po' impara, si interiorizza questo adulto
diventa una parte di sé, e questa parte di sé un po' più grande poi è in grado di tranquillizzare immediatamente questo bambino. Questo è forse una delle cose più utili che possiamo imparare. E poi di fondo,